Nelle prossime settimane si avrà l'ufficialità. Intanto il vice sindaco di Colli al Metauro, Andrea Giuliani, si prepara ad accettare una nuova sfida. Ingegnere di Aset S.p.A., 50 anni, residente a Saltara, Giuliani ha ricoperto per 3 anni anche il ruolo di assessore al turismo, alla cultura e all'ambiente del comune, istituito il 1 gennaio 2017, mediante la fusione di Monte Maggiore al Metauro, Saltara e Serungarina. Ieri, infatti, il sindaco Stefano Guzzi è stato nominato assessore regionale con deleghe al lavoro, all'urbanistica, all'ambiente, difesa del suolo e della costa ed ora, per incompatibilità dei due ruoli, lascerà l'incarico di primo cittadino. Al suo posto subentrerà Giuliani, che fino alle prime elezioni utili, che si terranno con molta probabilità nel maggio prossimo, prenderà le redini di Aguzzi, traghettando la maggioranza fino alla fine del mandato, anticipato in questo caso di circa un anno. Giuliani, quando ha saputo di questa possibilità di diventare primo cittadino? Ufficialmente soltanto poche ore fa, in pratica l'altra mattina, insomma, però già qualcosa era nell'aria, un po' ci pensavamo, tanto Stefano lo conosciamo da tempo e quindi sapevamo che aveva delle ottime possibilità. Le sue emozioni, le sue sensazioni? Ma adesso un po' un mix, da una parte di preoccupazione, ma una sana preoccupazione, d'altra parte non stiamo parlando di un evento drammatico, ma di un evento positivo per questo territorio, per Fano, che ovviamente si ritrova 3 assessori regionali, e per tutta la provincia di Pesaro Urbino. Quindi siamo assolutamente contenti. D'altra parte dobbiamo prendere atto di una situazione che non ci aspettavamo e comunque siamo, io in primis, non sono abituato a spaventarmi, ma abituato un po' a rimboccarmi le maniche, a cercare di risolvere i problemi. Come avverrà il passaggio di consegne? Ma di preciso adesso ancora non lo sappiamo, non abbiamo neanche avuto tempo di approfondire. Con il segretario stiamo valutando e studiando bene le carte, la normativa. Probabilmente servirà più di un consiglio comunale, ma forse potrebbe anche volercene uno solo. Quindi adesso stiamo un po' ragionando e cercando di capire meglio. Quali saranno invece i primi settori o progetti che seguirà? Ma priorità assolutamente ai lavori pubblici e alle scuole. Dobbiamo riportare assolutamente i nostri ragazzi che sono attualmente confinati nella scuola, nel palazzo comunale di via Marconi, li dobbiamo assolutamente riportare a Saltara, nella Dezzi, che stanno continuando i lavori, anche per progettare bene la ristrutturazione di quella che dovrà diventare il polo, il centro dell'amministrazione comunale a Calcinelli. Poi dopo il resto vedremo insieme ai miei compagni di cammino della Giunta e del Consiglio di Maggioranza di cercare di stabilire delle priorità tra le tante cose che abbiamo iniziato e che in qualche maniera ci dobbiamo un po' rassegnare a non vedere finite. Buon lavoro. Grazie mille.